Bene, siamo qui alla presentazione delle prove INVALSI relative al rapporto 2019. Siamo a colloquio con Roberto Ricci, responsabile appunto delle prove INVALSI, e a cui chiediamo quali sono le differenze territoriali e di genere emerse in questo 2019. Le differenze che emergono principalmente nel territorio sono quelle in parte già conosciute, ovvero tra il centro-nord da un lato e il sud dall'altro. La cosa che emerge con forte rilevanza è che queste differenze, anziché ridursi nel tempo, cioè nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, aumentano e diventano più rilevanti. Quindi abbiamo purtroppo alcune regioni del paese, in particolare quelle del Mezzogiorno, Calabria, Sicilia, Sardegna e Campania, dove il numero di studenti che non raggiunge livelli adeguati di preparazione è piuttosto alto. E da qui credo che debba ripartire una riflessione generale che chiama tutti in causa per affrontare seriamente e serenamente questo problema. Le differenze di genere si confermano anche quest'anno con i ragazzi in vantaggio rispetto alle ragazze in matematica e al contrario invece per l'italiano e l'inglese. Al di là di queste piccole differenze, io però credo che dobbiamo tutti riflettere perché non dare uguali opportunità ai maschi e alle femmine, ma penso soprattutto a queste ultime, cioè alle femmine, e in particolare in matematica vuol dire fare un danno alle ragazze, ma un danno all'intero paese. Intanto differenze tra maschi e femmine è un danno per tutti, indipendentemente da questo, ma poi le ragazze sono in generale coloro che hanno risultati scolastici migliori, più profondi e più solidi, e quindi avere meno ragazze brave in matematica è un danno per tutti, per il paese e per loro stesse. Un'ultima cosa, quali possono essere i rimedi per migliorare le competenze e quanto può incidere un docente valido però in un sistema scolastico collocato in aree difficili? Allora, l'apporto di un insegnante valido, docente, è fondamentale sempre e comunque, e questo è nella storia di ciascuno di noi. E che cosa si può fare? Io credo da domani prendere in mano le indicazioni nazionali, che ci dicono già tantissimo, e lavorare concretamente su quelle, magari aiutandosi anche, non esclusivamente, con gli esempi forniti dall'INVALSI. Grazie, grazie. A voi.